Buongiorno e bentornati sul mio canale, io sono Chiara Roberta e oggi parleremo di soldi. Oggi ho qui una bella collezione delle banconote estere che ho racimolato in questi anni. Come ho detto in uno dei video precedenti, a me piacciono un sacco le banconote, mi piacciono proprio le banconote, le monete estere. Ebbene sì. Quindi oggi siamo qui con questo portafoglio che sta scoppiando, dove ho raggruppato un po' delle valute che ho portato a casa dall'Asia e forse c'è anche qualcos'altro, perché ancora non ho, diciamo, ricavato del tempo per sistemarle tutte bene. E poi ho questo bellissimo coso, album, che ho recuperato su, ho acquistato su Amazon, dove sto iniziando a inserire le monete. Adesso ancora c'è poca roba ancora. Poca roba. Bene, iniziamo aprendo questo portafoglio. Ho sicuramente anche altre monete e altre banconote in giro, solo che al momento non mi ricordo dove. Io sono un'accumulatrice seriale di cose e non sono propriamente neanche ordinata. Quindi mi capita a volte che dimentico dove io possa aver messo certe cose, oppure sono convinta di averle messe in un posto e poi non ci sono. Ma soprattutto quando perdo le cose è perché le sposto di posto, credendo che quel posto in realtà sia un posto migliore di dove erano, cioè nel casino, e poi le perdo. Vabbè, ma arriviamo noi. Apriamo questo bellissimo portafoglio. Allora, questo portafoglio l'ho acquistato a Londra la prima volta che sono andata a Londra. E la prima volta che sono andata a Londra sarà stato nel o 2013 o 2014 con la mia amica Giulia. Siamo state pochi giorni e non so perché ho comprato un portafoglio. Però alla fine effettivamente mi è servito. Quindi eccolo qua, apriamolo. E abbiamo... Dovrei fare what's in my wallet perché qua c'è un bordello. Ecco, io vedo che qua ci sono tra scontrini, biglietti. Ah, ad esempio questo è il biglietto dell'autobus da Luang Prabang. No, per Luang Prabang. È un po' ridotto male. Poi ho una carta di un negozio russo e una SIM card sempre della Russia. Vabbè, ecco qua il nostro malloppo di soldi. Cosa abbiamo qui? Iniziamo dall'esterno. Abbiamo 20 dollari. Questi li ho prelevati o me li hanno dati come resto in Cambogia, mi sembra. Sì, in Cambogia, quando ho acquistato il telefono. Quindi altri 10 dollari. Questi 40 dollari hanno una storia un po' particolare, perché li ho conservati per passare la dogana tra Thailandia e Laos, dato che è preferibile pagare con i dollari rispetto a pagare con i baht, perché con i baht è meno vantaggioso, nel senso che vai a pagare un pelino di più. Purtroppo il frontaliere, si chiama così, che mi ha preso i soldi, questi 10 dollari non sono piaciuti, perché effettivamente se li guardo possono sembrare un po' diversi. E quindi non me li ha accettati. Per fortuna avevo i baht e quindi sono riuscita a pagare in baht, perché carta non li accettano. Quindi, dollari. Poi cosa abbiamo qua? Qua abbiamo un leu che arriva dalla Romania e mi piace un sacco il colore dell'leu. Leu. è super verde, cioè dell'un leu. Adesso non mi ricordo quale sia il cambio, un leu a euro. Ma credo che sia veramente poco. E poi c'è questa parte qua in trasparenza. Bellissimi. Abbiamo poi una serie di banconote. Queste dovrebbero essere ucraine. Quindi 1, 5, 10, 20 e 50. Adesso vediamo. Anche queste sono molto belle. Sai, io trovo affascinanti le banconote, proprio toccarle, la carta. Ovviamente non ho idea di chi ci sia sopra, questa è proprio un'ignoranza personale. Cioè, non so se siano tipo persone a livello della... Cioè, non so se siano persone...
del governo o personaggi famosi, come ad esempio noi avevamo sulle lire. Dopodiché abbiamo Yuan. Non ho mai imparato a dirlo. Purtroppo ho solo un 10. Anche gli Yuan sono bellissimi. Adesso mi scoccia. Mi spiace che voi li vediate così un po' piegati dal portafoglio. Però sono veramente bellissimi. Guardate. Ma bellissimi degli Yuan sono proprio tutti i paesaggi. Anche la carta, ovviamente. Ah, 10 yuan sono circa... Mi sembra che un yuan sia... Cioè, un euro sia 4 yuan. Quindi questi saranno tipo 2 euro e qualcosa. Cioè, no, ma guardate, guardate i paesaggi. Sono bellissimi, sono bellissimi. E ovviamente mi sono tenuti quelli che mi potevo tenere, mi sono tenuti quelli tenuti meglio. Perché ci sono tanti pezzi da uno che sono veramente... tenuti male, piegati eccetera, invece io ho cercato di tenermi quelli tenuti meglio e di queste solo queste banconote qua. Dopodiché abbiamo i rubli rossi, questi li ho avanzati la prima volta che sono stata in Russia, per quello ce li ho. E diciamo che come grafica tra tutte le banconote che ho sono quelli che mi piacciono un po' di meno. E non so se perché siano un po' consumati anche come tatto. Poi qua abbiamo i miei amati fiorini. Dico amati fiorini perché adoro andare a Budapest. Quando sono andata l'ultima volta non ho cambiato molti soldi in fiorini perché... Però avrei potuto, vedi che a pensarci col senno di poi. E questi sono i fiorini. Tra l'altro sono grandissimi, ma non le banconote più grandi che ho. Anche questi, i colori sono molto carichi e sono bellissimi. Non ho pezzi più piccoli purtroppo. Bellissimi. Soprattutto quelli blu mi piacciono un sacco. Però tra tutte devo dire che quelle che mi piacciono di più sono quelle cinesi. E poi abbiamo le sterline. Queste sterline le ho avanzate dall'ultimo mio viaggio a Londra, dal quale è passato veramente parecchio tempo. Sarei dovuta tornare a febbraio, solo che... tra una serie e altra di cose avevo veramente tanti viaggi consecutivamente e avevo bisogno di un break, soprattutto avevo il ginocchio infiammato eccetera, quindi alla fine ho balzato Londra. Avevo pagato il volo 10 euro, quindi andava bene così. E quindi sì, le sterline sono le banconote più grandi che ho. Cioè, sono veramente enormi, veramente oversize. Come fanno a stare dentro nel portafoglio? Sono più piccole, quindi in pratica tra tutte le banconote che ho, le sterline mi sembra che siano quelle che hanno delle taglie differenti in base alla, diciamo, al pezzo, alla grandezza del pezzo. E poi ovviamente ci sono gli euro, ma quelli non c'è bisogno di mostrarli. Non abbiamo finito, perché qui ho anche le rupie. Le rupie sono le banconote che sono peggio messe a livello di struttura, poverine. Sono tutte molto... e non perché le abbia trattate male io, ma perché sono così. Quindi abbiamo... anche queste sono più grandi. Più grande il pezzo, più grande il valore, più grandi sono le banconote, ma leggermente, non come le sterline. Comunque no, le rupie non mi piacciono particolarmente come banconota. Ora passiamo alle monete. Non ho portato a casa baht, quindi dalla Thailandia, perché banconote no, perché le ho cambiate, le ho date tutte alla mia compagna di viaggio in Cina, Nile, perché lei sarebbe dovuta andare in Thailandia qualche giorno, quindi ho detto vabbè, tienile, tu dammi gli yuan e io ti do i baht. Ok, qui di monete ho parecchie monete che mi sono anche state portate in regalo, quindi ad esempio questa è una moneta australiana,
Di monete ne ho parecchie perché ogni volta che mi capita di andare a un flea market eravamo sempre tra le monete eccetera, quindi cerco magari quelle commemorative, quelle di qualche evento speciale e mi piacciono. Come l'ultima volta che sono andata in Portogallo, a Porto, ne ho prese un po', ma poi mi piace anche conservare quelle, cioè così, perché piacciono a me, non per particolare collezionismo, quelle che trovo in giro, quindi di ancora valute correnti dei vari posti. Bene, questa era la mia collezione, le mie banconote, eccetera. E non sono banconote che dico, vabbè, non spenderò se mi toccherà di andare. Ecco, magari sì, gli yuan, visto che sono giusto 3 banconote, sono diciamo in perfetto stato, allora magari non me le porto dietro perché comunque sono tipo 16 yuan, cioè sono pochi euro, insomma. Ma le altre sì, probabilmente sì, cioè le sterline me le porterò dietro, le spenderò, anche i rubli, anche le rupie. Invece a voi interessano i soldi, le banconote, vi interessa la storia dietro, magari guardate la grafica, o è una cosa che proprio non vi interessa, i soldi sono soldi, cioè li usate solo per pagare e non vi interessa proprio di conservarli, anzi magari addirittura non vi piace neanche tenere in mano le monete estere, la carta moneta estera e cose del genere. Lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere se anche a voi interessano queste cose, se trovate curioso appunto toccare, vedere, guardare le grafiche, magari andare a interessarvi anche della storia, se sapete la storia di queste carta monete, queste banconote, se ne avete alcune, anzi, facciamo così, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra preferita, cioè quali sono quelle che vi piacciono di più tra quelli che vi ho mostrato. Alla prossima e bye bye!